Quest'anno la Tre Rifugi ha compiuto 40 anni. La corsa di montagna che ha segnato la storia del podismo alpino e ha scritto pagine di sudore, fatica, emozioni e sorrisi. Per l'occasione il Caiuget Valpellice ha anche deciso di scrivere e produrre un film su questa mitica corsa. Ormai da circa 10 anni la Tre Rifugi non ha più il suo percorso originale. È cresciuta e ora fa parte dei grandi circuiti trail regionali e nazionali. Non più con il classico percorso con partenza e arrivo al Rifugio Gervis, i 23 km e 1650 metri di dislivello, ma con partenza e arrivo a Bobbio Pellice dopo 55 km e mezzo e 3740 metri di dislivello positivo nella versione lunga, o dopo 33 km e mezzo e 2200 metri di dislivello nella versione del trail degli alpeggi. Un totale di 247 corridori alla partenza quest'anno e dopo 12 anni di successi interrotti solo nel 2011 da Claudio Garnier, Paolo Bert ha vinto per la 13ª volta la gara in 6 ore e 17 minuti. Non ha migliorato il suo record anche a causa del caldo molto intenso e di un'infiammazione passata. Organizzazione impeccabile come sempre, grazie all'aiuto di tantissimi volontari, nonostante le necessità di convivere e sincronizzarsi con le riprese del film La Taglia, che sarà presentato a novembre nella rassegna Montagna Art. Tra le donne la vittoria è andata a Cinzia Bertasa, che l'ha chiusa in 7.58. E così dopo la partenza da Bobbio e la salita al Barant, si è scesi al Rifugio Barbara, si è saliti al Colmanzol, si è scesi al Rifugio Granero, alla Conca del Pra, si è arrivati al Gervis e poi si è di nuovo saliti un po' verso Alpe Crusenna, Alpe Bancette e Alpe Giulian. E poi via giù per 1300 metri di dislivello di discesa e l'arrivo trionfale a Bobbio Pellice. Il podio della 40ª edizione della Tre Rifugi, migliori tre. Una splendida giornata di sport in Valpellice oggi, una splendida giornata anche per il Caiuget Valpellice che da 40 anni organizza questa manifestazione sportiva. Oggi 60 km di sentieri hanno visto una marea di spettatori incoraggiare i concorrenti che con la loro fatica hanno abbellito e hanno dato uno spettacolo fantastico nelle montagne del Valpellice, che nulla hanno da invidiare alle montagne più blasonate di altre parti. Giovedì 20 agosto si correrà la versione storica della corsa, a coppie, come una volta, nel percorso classico di 23 km, dal Gervis al Gervis. E le iscrizioni al CAI di Torre Pellice sono aperte.